Ben ritrovati col consueto appuntamento di informazione di Regione Lombardia. Ringrazio Ramona Sala che ci aiuta a rendere universale la nostra comunicazione. Con noi studio oggi c'è un membro autorevole della nostra unità di crisi, dal primissimo giorno eh, sempre attento ai numeri, alle dinamiche eh, di questa terribile pandemia. E con lui affronteremo eh, molti degli aspetti riguardanti eh, l'evoluzione eh, di questo killer che continua a affliggere le nostre comunità e contro cui ci stiamo eh, battendo, ma come abbiamo già detto ieri il nostro obiettivo è quello di pensare al domani, quindi la Lombardia guarda avanti eh, guarda a quello che sarà non una normalità, ma la nuova normalità, perché sappiamo che il futuro sarà diverso, avrà delle nuo nuove regole e abbiamo appreso delle importanti lezioni per, da questa pandemia. Abbiamo appreso il fatto che la pandemia è globale, eh, New York, Londra, Ma Madrid, Milano, eh, che il sistema sanitario lombardo, grazie a persone eccezionali, ha dato una risposta incredibile a un'emergenza eccezionale. Un sistema sanitario che però deve essere ripensato e organizzato in modo diverso. Eh, vedi reparti ospedalieri solo covid o le strutture private come gli alberghi e le strutture turistiche per alloggiare temporaneamente i cittadini in isolamento o in quarantena. Abbiamo anche imparato un'altra lezione altrettanto eh, importante, ovvero che i nostri comportamenti: eh, con i nostri comportamenti possiamo eh, cambiare, controllare la diffusione del virus e che ciò che facciamo oggi condiziona la diffusione del virus domani. Eh, abbiamo imparato lo smart working, la vendita online, la consegna a domicilio, sono nuove forme eh, di socialità, sono nuove forme anche eh, di eh, diffusione di beni, servizi, merci. Eh, che sono insite nel nuovo modello. Infatti, la tecnologia è uno strumento preditivo di prevenzione fondamentale. Abbiamo imparato l'utilizzo eh, delle app con la geolocalizzazione per eh, capire i modelli comportamentali e per prevedere cosa potrebbe accadere. Insomma, il futuro ci riserva non una normalità, ma una nuova normalità. E allora, noi eh, abbiamo definito eh, le 4 D, la distanza, i dispositivi di protezione, ovvero mascherine, guanti, gel, la diagnosi e la digitalizzazione come eh, i fari guida che ci vengono dati eh, dal nostro eh, Comitato Tecnico Scientifico per la Sanità, i 23 saggi che definiscono il quadro entro cui poi l'università con un lavoro che è stato fatto per l'individuazione delle linee guida e anche metodologiche di lavoro, porteranno poi al patto per lo sviluppo che è un'organizzazione economico-sociale eh, tipica di Regione Lombardia che costantemente, anche durante questa crisi, si è riunita, vede tutte le forze e le organizzazioni economiche, sindacali, professionali e sociali unite nella definizione di quello che sarà la nuova normalità. Quindi è evidente come il, la cornice sanitaria poi racchiuderà quelle che sono le scelte di una nuova eh, organizzazione, di una, nuove relazioni economiche e sociali che dovranno essere evidentemente improntate a quelle che sono le priorità sanitarie. E Evidentemente noi abbiamo dei tempi molto stretti, strettissimi, in quanto dovremo dare le indicazioni al governo che ha competenza esclusiva per quanto riguarda eh, la riapertura delle attività economiche. Dovremmo dire quindi la nostra, eh, fornire quelle che sono le nostre necessità, le nostre sensibilità eh, riguardo quella che sarà la nuova normalità. Entro l'emanazione del prossimo DPCM, quello che eh, dal 4 maggio aprirà questa annunciata dal governo fase 2. Quindi, questo per indicarvi qual è la roadmap quali sono i, i passaggi strettissimi eh, dal punto di vista temporale eh, che impongono eh, a breve una definizione di quelle che sono le misure economiche e sociali che annunceremo nei prossimi giorni, che saranno frutto, come di consueto in Regione Lombardia, eh, di un strettissimo legame con eh, tutto ciò che è la ricchezza della Regione Lombardia, ovvero la sua eh, grandezza dal punto di vista economico e sociale, associativo e culturale. Ora, Abbiamo la fortuna di avere con noi un membro importante del nostro comitato di crisi che ci darà il punto sanitario, ci dirà quali sono gli andamenti di oggi e poi faremo alcuni approfondimenti anche riguardo a come questa pandemia si sta sviluppando non solo in Lombardia ma anche nel resto del globo. Eh, Buon pomeriggio a tutti, per quello che riguarda i dati di oggi devo segnalare che il numero totale dei positivi ad oggi in Regione Lombardia è di 62.153 con una differenza rispetto a ieri di 827 casi in più. Eh, sono abbastanza stabili i dati in relazione all'attività ospedaliera, il numero di ricoverati è 12.043 con una diminuzione di 34 rispetto a ieri. I dati in terapia intensiva sono i pazienti in terapia intensiva sono ad oggi 1074, meno 48 rispetto a ieri. E questo è un dato importante in quanto, quanto sottolinea un trend in diminuzione ormai in atto da diversi giorni. I dimessi siamo a quasi 18.000, il numero di decessi sono 11.142 più 235 rispetto a ieri. Identificando i dati per uh, le diverse province lombarde, possiamo vedere come ad, uh, tra ieri e oggi la provincia che ha avuto un maggiore aumento è la provincia di Milano con 325 casi, eh, seguita dalla provincia di Brescia con 94 in generale ehm, i, i dati sono comunque in un costante calo per tutte le diverse province lombarde con eh, la slide successiva possiamo anche segnalare eh, l'andamento complessivo di regione lombardia andando ad allocare il numero di il numero di tamponi eh, non, non per data di dichiarazione alla protezione civile ma per data di diagnosi, quindi per data di reale effettuazione. Con questa curva noi possiamo facilmente vedere come dopo in una prima fase di crescita praticamente esponenziale gli interventi effettuati e i comportamenti come sottolineati prima dall'assessore eh, hanno di fatto permesso un cambiamento di questa curva, andando a, di, a eliminare indicativamente eh, dal 20 marzo in poi la fase esponenziale e andando ad iniziare una progressiva decrescita, una progressiva diminuzione dei nuovi casi. Ciò anche a sottolineare come il numero di casi di oggi è 827, quindi anche inferiore ai giorni, scor ai giorni scorsi. Ecco, è molto importante sottolineare questo è un aspetto eh, che anche frutto di molte delle domande che ci vengono fatte dai social. Eh, ci chiedono ma come mai la Lombardia, come mai eh, Milano o comunque i, le grandi città lombarde sono state questo epicentro di una tempesta eh, perfetta, terribile, che ha colpito eh, così al cuore eh, il nostro tessuto, la nostra gente. Ecco eh, come mai Milano, ma poi come mai anche eh, New York, eh, Londra, Madrid? Eh, di fatto, eh, avere un numero importante di rapporti commerciali, avere altre attività commerciali espongono sicuramente a un maggior rischio le diverse comunità di, eh, di, di eh, a, a avere, di ricevere quindi anche dei, mh, dei virus. Quindi, in questo caso, di essere più a rischio per l'epidemia, proprio dovuto a un maggior scambio commerciale, una maggiore mobilità delle persone. Questo di fatto. Ha permesso quindi alla Lombardia di essere al centro di questo episodio epidemico. Eh, come vediamo nella, in questa slide, possiamo vedere eh, una, un, dei grafici realizzati dall'Università dall John Hopkins. Eh, eh, dove mostra le, i diversi andamenti dell'epidemia nei diversi stati europei e internazionali come gli Stati Uniti d'America e vediamo come, per quello che riguarda l'Italia, abbiamo, abbiamo avuto una crescita importante nei primi, nei, nei primi giorni. Eh, ma dopo, dopo gli interventi fatti indicati dal puntino rosso di fatto c'è stato un cambio esattamente in analogia come eh, riportato nella curva della regione Lombardia. Ecco ricordiamo che nel grafico Italia la Lombardia vale ormai 50%. Vale il 50%, non è più un fenomeno solo Lombardo. Eh, allo stesso modo vediamo come l'andamento, seppur diverso in alcuni paesi, di fatto ricalca in particolare quello spagnolo, e quello inglese, in parte anche l'andamento italiano, con in alcuni casi dei, un numero di, di decessi anche con, particolarmente importante, anche superiore a quello che si è realizzato in Italia. Ecco, poi la curva rossa eh, per l'Italia è molto più lunga proprio perché eh, è stata la prima a verificare questo fenomeno, anche perché ha avuto un controllo eh, e quindi ha fatto i tamponi molto prima rispetto ad altri paesi e come vedete eh, il nostro tasso di crescita è comunque inferiore, per esempio a paesi come eh, la Spagna o eh, la Gran Bretagna che eh, nella primissima fase hanno, hanno avuto delle politiche diverse dal punto di vista eh, delle distanze sociali o comunque eh, della prevenzione e questo eh, ha influito parecchio sull'inclinazione, eh, eh, la curva che vedete essere molto eh, più verso la, le, tre volte il, il rapporto su due giorni rispetto a quello che è capitato a noi, come vedete. Sì, sì. Di, di, di fatti il grafico con le linee tratteggiate evidenzia come ci sono due possibili scenari, uno scenario di maggiore crescita, la linea che vedete più a sinistra tratteggiata in ogni grafico, e un possibile scenario di crescita più lento, quella più a destra. Eh, di fatto eh, per ogni singolo grafico, di fatto anche grazie alla capacità della Lombardia di int intercettare il fenomeno per prima nel, di fatto, nel territorio italiano ha permesso a tutto il sistema paese di attivarsi rapidamente, attivare una risposta che ha permesso quindi a questa curva di non crescere in maniera esponenziale ma di andare a, verso un continuo miglioramento. Grazie, ecco, questo contributo era fondamentale anche per capire che la globalizzazione purtroppo ci ha esposto anche a uno scenario pandemico che mai avremmo potuto immaginare, ma al quale oggi eh, siamo pronti e contro cui ci dobbiamo attrezzare anche per il futuro. Ringrazio. Eh, Danilo, dottor Danilo Cereda per Grazie, il suo importantissimo io. contributo, ringrazio anche Ramona Sala per la sua traduzione e l'appuntamento è a domani.